Il Covid, parlo per me che sono presidente da meno di 2 anni, da 22 mesi, il Covid mi ha insegnato che i 45 ospedali sono intoccabili, perché sono un elemento fondamentale, non solo per quello che rappresentano nei momenti, diciamo, di vita ordinaria della comunità, ma quando si verificano situazioni come emergenze che purtroppo potranno ricapitare sempre e comunque senza averle previste, il fatto di poter avere la flessibilità, di poter stabilire cosa fa un ospedale, cosa fa un altro, è stato fondamentale. Se noi avessimo, come qualcuno magari una decina o 15 anni fa proposto, limitato ancora questo numero di ospedali, io non so come avrei fatto nel momento in cui avevamo anche 70-80 morti il giorno, avevamo contagi che ci riempivano i pronti soccorsi e poi i reparti. Io sono convinto che quindi, oltre che la loro funzione normale, gli ospedali nelle aree meno densamente abitate hanno rivelato un ruolo tale che ci rende necessario presidiarli sempre, anche quando sembra che vi sia meno bisogno. Ecco perché io, quando sono stato sollecitato dai sindaci, sono non solo venuto, ma ho istruito un po' prima quello che qui era necessario, e oggi ho potuto comunicare con l'amministratore delegato, il direttore generale della ASL Sud della Toscana, il dottor Antonio D'Urso, molto costruttivo anche nel lavoro che ha fatto in questi giorni, che anche prima del concorso noi riapriremo all'inizio di settembre il reparto di medicina, che potrà dare quindi la degenza a chi è arrivando al pronto soccorso o trovandosi in una situazione di disagio da un punto di vista della patologia a necessità, senza imporre subito il trasferimento a Orbetello o a Grosseto. E medicina significa anche in qualche modo rilancio di una prospettiva che ci potrà offrire nell'equilibrio fra Orbetello e Pitigliano anche in futuro nuove specializzazioni. È vero, però è anche vero che l'ospedale di Pitigliano è stato impegnato in prima linea nella gestione del Covid e continua a esserlo, per cui non sono stati mesi di inattività, ma mesi in cui l'ospedale di Pitigliano ha fatto parte della rete degli ospedali della Sud-Est. Adesso l'impegno dei ricoveri sta progressivamente cominciando a diminuire, possiamo pensare di riattivare la degenza medica presso l'ospedale di Pitigliano. Per il momento, attraverso medici che diciamo prendono servizio da altri ospedali, e poi al termine della conclusione del concorso con medici assegnati definitivamente all'ospedale di Pitigliano. Sì, ma non solo trovare medici è difficile di venire in questi luoghi, è proprio difficile trovare medici. Abbiamo carenza di disponibilità non solo su ospedali un po' più decentrati come quello di Pitigliano, ma anche su ospedali importanti come quello di Grosseto per questa provincia. Ormai i medici si laureano e dopo la laurea scelgono il percorso professionale da fare e scelgono il posto dove andare a lavorare, e quindi preferiscono grandi aziende ospedaliere, grandi città, e solo pochissimi, quelli magari che sono residenti del territorio, scelgono gli ospedali più piccoli. Sì, devo dire che sono, diciamo così, moderatamente soddisfatto, nel senso che il presidente Gianni e il direttore D'Urso sono venuti a proporci delle soluzioni che riteniamo soddisfacenti per il momento per l'ospedale di Pitigliano. Mi sono piaciute sia le soluzioni pratiche, sia le dichiarazioni del presidente Gianni, che ha parlato di un diciamo della non chiusura dei piccoli ospedali in assoluto. Si è espresso, come più volte ci siamo espressi anche noi, perché sapevamo qual era l'indirizzo della regione, quello di non toccare i piccoli ospedali. È chiaro che abbiamo vissuto dei mesi di depotenziamento, e ora riandare a potenziare, che significa sostanzialmente riavere quello che ci spetta per una cura delle persone, per una cura dei cittadini che abitano questo territorio, direi che è quello che ci aspettavamo e che è quello che oggi abbiamo ottenuto. Vigileremo affinché il percorso che è stato messo in atto e che ci è stato raccontato sia il percorso che poi avrà le gambe per andare avanti.